Cioè non si può pensare che qua si pagano arretrati ai dirigenti, altre cose, e praticamente gli operai sono sempre gli ultimi. Gli operai non devono essere gli ultimi, gli operai devono essere la prima cosa per un ente, perché chi lavora deve essere pagato, ma non lo dico io, lo dice la Costituzione. Bravo. Senza stipendio da mesi, gli operai idraulico-forestali della comunità montana dell'Ufita tornano in presidio davanti agli uffici arianesi. Dopo il nulla di fatto in prefettura, questa mattina Fly CGL, Fai CISL e Willa Will hanno convocato in assemblea gli operai per protestare contro l'amministrazione del presidente Famiglietti e sul mancato pagamento degli arretrati, nonostante nelle casse dell'ente siano arrivati i fondi promessi da Palazzo Santa Lucia. I forestali a tempo indeterminato non percepiscono stipendio dallo scorso mese di novembre, mentre quelli a tempo determinato vantano addirittura una mensilità del 2018 e due del 2019. Nonostante l'arrivo delle risorse concordate in regione col presidente De Luca il giorno 8 luglio, arrivate le risorse in questo ente, come sospettavamo, sono state destinate ad altro. Ma la gravità sta nel fatto che sono state destinate addirittura a soggetti terzi, nemmeno dipendenti della comunità montana, personale con convenzioni esterne, nonostante questo ente abbia delle qualifiche professionali addette a questa progettazione. Nessun assessore è presente oggi qua, abbiamo provveduto a contattare il presidente, che ovviamente sfugge al confronto, nonostante l'impegno preso in prefettura che rientrato in comunità montana avrebbe convocato le organizzazioni sindacali per l'organizzazione del lavoro e disciplinare tutta la materia. A oggi nessuna convocazione. Ha disatteso due impegni, uno nei confronti del Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino, due nei confronti del Presidente della Regione Campania, che con grossi sacrifici ha trasferito a questo ente 398.000 euro con la sola finalità di pagare gli stipendi. E aggiungo, stanno per arrivare altre 640.000 euro. E se questo è il modus operandi di questa amministrazione, di questa giunta, di questo presidente, io immagino che anche questi 600.000 euro facciano una destinazione diversa. Gli operai resteranno qua? Adesso decideremo, perché 10 minuti fa abbiamo provveduto a contattare Sua Eccellenza il prefetto per manifestare questa agitazione che c'è. Dopo l'interlocuzione con Sua Eccellenza vedremo quale azione mettere in campo. Con noi il Presidente non parla, ma fugge, perché anche questa mattina, come si può vedere, non è presente, come non è presente la Giunta, come non è presente l'ingegnere e quantomeno la ragioniere. Sono scomparsi tutti proprio perché sapevano che venivamo qui a manifestare. A dare sostegno agli operai in presidio davanti alla comunità montana dell'Ufita è arrivato anche il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, l'unico primo cittadino presente, nonostante il tricolle non faccia parte dell'ente.